Jürgen Klopp e il suo Liverpool tornano grandi in questa giornata perché all'Anfield Road il Liverpool gioca una gara a senso unico contro l'Aston Villa. Finisce 3-0, ma il risultato poteva anche essere più tondo. Diciamoci la verità, Salah e compagni si sono incespicati un po' di volte davanti alla porta e Darwin Núñez non ha trovato gol. Però ha propiziato, devo dire in maniera involontaria, l'autogol del 2-0. Ma andiamo con ordine perché subito, praticamente subito, quarto minuto o quinto, Szoboszlai si inventa un gol pazzesco su sviluppi di calcio d'angolo battuto da Alexander Arnold. La difesa mette fuori questo pallone, ma lui di controbalzo subito col mancino a incrociare. Il Dibu Martinez rimane fermo a vedere la palla che si incastra sotto l'angolino basso, ovviamente non alto perché di controbalzo la palla. Pazzesco, pazzesco, incredibile, incredibile. All'Aston Villa si fa male Diego Carlos, a Unai Emery gli si fa male Diego Carlos ha detto, visto che sono sotto 1-0, prova a mettere Bailly, che è un'ala offensiva, al posto di Diego Carlos. Mi metto a tre dietro con Cash a fare il centrale, lo sa fare. Scelta più sbagliata non poteva fare perché Cash appena si mette dietro, diciamo che un po' di danni li fa, eh. Tiene in gioco più volte Darwin Núñez, proprio su una palla in cui è in gioco Salah. Salah la mette dentro per un contropiede, ovviamente, perché l'Aston Villa attacca, ma dalle parti di Alisson non ci arriva quasi mai, però si sbilancia e poggia il fianco. Alla ripartenza dei Reds, lancio di Elliott, se non ricordo male, per Salah, che aggancia questo pallone, lo mette di prima per Darwin Núñez, con tutta la potenza del mondo, palla sul palo. Metti Cash, se la mette dentro di rimpallo. 2-0, 2-0, e Darwin Núñez ha un'altra occasione, ma prende la traversa. Sfortunato davvero l'attaccante uruguagio Momo Salah, ancora lì, nonostante il tridente con Firmino e Mané sia andato in fumo, lui dispensa calcio appena può. Ovviamente non è più veloce come un tempo, però ha la tecnica dalla sua. Primo tempo finisce sul 2-0, ma secondo tempo è possesso palla Liverpool e qualche occasioncina quella per l'Aston Villa. Metti Cash di testa, ma Alisson è pronto sulla linea a mandare fuori quel pallone. L'Aston Villa finisce lì. Praticamente il secondo tempo dell'Aston Villa finisce lì. Solo quell'occasione, pam! 3-0 su calcio d'angolo, spizzata di Darwin Núñez, arriva Salah che batte il Dibu Martinez per la terza volta. E poi Liverpool prova il 4-0, ma non riesce a metterla dentro, troppa imprecisione, ancora un tiro di Szoboszlai col mancino a lato. Un tiro di Elliot, no, di Elliot, che Elliot è entrato al posto di Curtis Jones, quindi il lancio era di Curtis Jones prima, scusate.
un tiro da fuori aria sempre su sviluppi di calcio d'angolo, ma va appena fuori perché c'è una deviazione. Questa è la partita, questo è il dominio di Jurgen Klopp e del suo Liverpool ad Anfield. Klopp giocava il gegenpressing già 15 anni fa. Questa è una versione nuova, secondo me, di questo Liverpool che tra le prime quattro ci può veramente arrivare in carrozza, se questo è il vero Liverpool. Ora c'è la sosta e niente. Dovrebbe esserci la sosta anche in Premier League, a meno che l'Inghilterra non giochi. E potrebbe essere che non giochi o solo una partita. Boh, non mi ricordo. E allora, ragazzi, no, c'è comunque la sosta per la Premier League perché tutti i nazionali devono giocare. Quindi niente, niente, niente. E con Liverpool magari ci rivediamo. Dopo la sosta se lo porterò. Ovviamente si porta di diritto lo Sheffield. Niente. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Questo video verrà visto poco, ne sono certo. Ma sti cavoli, sti cavoli. Siamo passati all'italiano perché... Perché sì, perché siamo italiani. Commentiamo il calcio inglese, ma siamo italiani. Lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, passate nei link qui sotto in descrizione, condividete il video a tutti i vostri amici per farli appassionare al calcio più bello d'Europa, il calcio inglese, la Premier League, qui su questo canale, perché sì. Perché noi siamo il canale più bello di YouTube Italia. Bella!